Così ci siamo. Un mate te lo bevi? Sì. C'è poi la tua tigre, quella che è un po' il simbolo della tua estate. Sembra questa, sembra, questo no? È quello di americano. La questo... tigre mi piace perché era il simbolo di Teresa, in realtà, la tigre. Quando è nata la Teresa, che lei era il, ho visto che era del segno della tigre, nell'oroscopo cinese. Che fra l'altro era quell'anno era la tigre di fuoco, quindi era una tigre speciale. E allora la tigre è entrata nella mia vita da quel momento lì. Beh, è un bel animale, no? Bellissimo. Io questo l'ho messo mai una tigre in un fumetto. Tu? Certo, nel fumetto di Pasolini. Ah, è vero. C'è una tigre. Certo. Che era una visione sua che aveva nei primi film che aveva visto. C'era sta tigre che divorava un uomo, che è diventata poi... Che poi è un elemento poetico che ricorre, no? La tigre c'era in Blake. Ti ricordi a scuola di William Blake, Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night, una roba del genere. Perché, e poi dopo anche Borges, no? Certo. Si innamora della tigre perché Borges quando diventa cieco vedeva solo giallo e quindi lui associava quel colore giallo-arancione a una tigre che aveva visto in un zoo da bambino e alla poesia di William Blake. E allora è nella poesia di Borges la tigre è un'immagine potente, potentissima. Sì, sì. Beh, in effetti una volta mi sono trovato davanti a una tigre quando ho girato il video dell'Ombelico del Mondo. Mm-hmm. Portarono questa tigre da un circo, era il 97, per cui questa roba ancora diciamo che si faceva senza pensare all'aspetto etico comportamentale, quindi portarono sta tigre qua e mi ricordo che me la trovai davanti, proprio davanti, così senza una barriera tra di noi e ogni tanto mi torna in mente lo sguardo, no? Sì, sì, potentissimo. Perché poi lo sguardo dell'animale selvatico è uno sguardo che ti penetra dentro, no? Sì, sì. A me è successo quando sono andato a fare la ricerca per i gorilla. Lì a Barcellona ci sono questi gorilla pazzeschi che... C'è un gorilla bianco a Barcellona? C'era, sì, c'è stato. C'è stato, ma è morto. Quando ho fatto quel libro lì, ho fatto questa ricerca, e a Barcellona, che è uno zoo ottocentesco, che perciò potrebbe sembrare anche, insomma, antietico, invece fanno questo servizio di ripopolamento per gli altri zoo, perciò nascono gorilla ogni settimana. Cioè nascono in cattività. Sì, sì, bellissimo, c'è la nursery. Però la cosa incredibile è che ci sono queste gabbie di... sì, di vetro, di insomma, vetro. E tu hai il gorilla che ha centimetri, 10 centimetri. Anche a New York c'è il gorilla, c'è questo gorilla del Bronx. Sono andato anche lì a vederlo. Sì. Che passa questo flusso ininterrotto di gente davanti a lui e lui ti guarda. Mm-hmm. Ti guarda. Io mi ricordo uno spettacolo di... Conosci la società San Raffaello Sanzi? Sì, certo. Che fanno teatro enorme, bravissimi, no? Andai a vedere uno spettacolo loro che si apriva con il sipario rosso che si apre, c'è un vetro, una scena totalmente bianca e uno scimpanzé, adulto però, da solo in scena. Fai conto, un teatro italiano, era un teatro dell'Ottocento, tipico teatro tutto dorato, di stucchi, no? E hai per 20 minuti, solamente questo con dei rumori elettronici, e questo gorilla che ti guarda. E tu sei lì insieme a tutti gli altri. Sei fortissimo. La natura è più forte, la cosa più forte. La più forte di tutte. Sì. Ti capita, non so se capita anche a te, quando di notte ti attraversa lungo una provinciale un animale selvatico, no? Che c'è un momento che ti guarda. Che ti guarda, sì. Sì, sì. Ed è un momento magico, no? Un momento di profondo, no? Perché comunque sei tu, c'è qualcosa ti guarda dentro, sembra che lui sappia di te delle cose, no? Vero, potentissimo. Che è potente. Allora, Davide Toffolo, l'uomo mascherato, siamo qui sulla nostra web TV a compartirsi un mate. Buono. Questo è speciale, è paraguayano fresco. Senti che buono che è. Tu sei un'espertissima di ormai mate. Sì, perché non c'ho un cazzo da fare, di notte mi metto su internet a cercare i mate speciali e questo qui l'ho trovato da ragazzi di Berlino che trattano con dei contadini in Paraguay che hanno un'azienda sostenibile
Cioè meno essiccato. È fresco, non viene essiccato e viene messo sotto vuoto, per cui ti arriva che ancora è praticamente il raccolto di quest'anno. Sì, sì, sì. È buono, eh? È buono, buonissimo. Sa proprio di erba di campo. Io la prima volta che sono stato in Argentina, che c'erano tutti questi ragazzi che bevevano davanti, mica ci credevo, non riuscivo a capire cos'era. Anch'io, ma cosa fanno? Si passano. Anch'io. Ok, anch'io. Invece la prima volta che l'ho assaggiato mi ha fatto proprio schifo. Ho detto, menchia, ma è una cosa terribile. Però a me succede così, che quando una cosa mi fa schifo, dopo la indaghi. La devo indagare. Perché dico, ma se la fanno tutti, perché mi fa schifo? Ci sarà una ragione, no? Cioè, per cui, e dopo, quando l'ho indagata, mi sono poi in realtà, mi ha preso. Ma non siamo qui per parlare del mate, anche se non siamo distanti, perché la storia di questo nuovo fumetto di Davide Toffolo, tu va bene se si dice fumetto? Per me va bene, sì. Cioè di graphic novel, libro si chiama graphic novel, sì, in Italia. Sì, sì, no, è una discussione forte questa sulla graphic novel, e io sono stato uno dei paladini della graphic novel, nel senso di un fumetto libero che non sia soltanto legato all'avventura, però il linguaggio si chiama fumetto, perciò è un fumetto. Per cui va bene se uno ti dice che questo è un fumetto. Ci sta che è un fumetto, sì, anche se costa effettivamente di più. Costa di più? Beh sì, no, però no. I fumetti costano. Adesso costano i fumetti, sì. Però una volta, quando eravamo ragazzi, i fumetti erano la nostra porta certo. Sulla conoscenza a pochissimi soldi. Certo. Anche addirittura usati ancora meno. Sì. Io li compravo usati anche dai ragazzini che li vendevano per strada, a mia volta poi li rivendevo, no? Mi ricordo, sì, l'Omoragno 50 lire. Sì, sì, cui, così. Allora, per chi non conoscesse, perché... questa è una TV generalista, chiaramente. Quindi, Davide Toffolo, il cantante, autore, insomma, uno dei tre Alleghi, un ragazzo dei tre Alleghi Ragazzi Morti, una delle migliori band di sempre, quelli li conoscete, è anche, non soprattutto, è anche contemporaneamente un grandissimo autore di graphic novel, ne stavamo dicendo prima, di fumetti, e ha scritto alcune delle graphic novel più importanti degli ultimi decenni in Italia, ed è un maestro riconosciuto di quest'arte, senza dubbio, per cui chi ci segue ed è appassionato di fumetti, di graphic novel, sa benissimo. Chi non dovesse esserlo, questa spero che sia un'occasione per voi per approfondire questa arte, no? che è un campo della narrativa, della poesia, della letteratura, dell'arte visiva, insomma, è eccezionale, non solo di tutto rispetto, ma addirittura la graphic novel racconta le storie in una maniera che né la letteratura può fare, né il cinema può fare, è un'altra arte. È un'altra arte, sì. È un linguaggio specifico, sì. Ma siamo qui per parlare di un libro in particolare, che io amo tutti i libri di Davide, ma questo mi tocca personalmente perché racconta una storia che mi appassiona, ovvero la via della cumbia, il cammino della cumbia. Prima di tutto, cos'è la cumbia? La cumbia è una musica... Dillo a parole tue. Toffolo, lo dico a parole sue. Lo dico con le mie parole. È una musica nata in Colombia dall'incontro di tre culture, così la raccontano perlomeno nei libri. La cultura andina, la cultura africana degli schiavi importati e la cultura dei conquistadores, anche lì c'è delle persone arrivate dall'Europa. Perciò comunque una musica che nasce da una componente autoctona americana, una componente africana e una componente europea. E queste tre componenti, per chi mastica un po' di musica, sono difficilmente scindibili, no? Perché io le sento tutte e tre, sento l'Africa, in particolare sento l'Africa occidentale dentro il Golfo di Guinea, è chiaramente presente, sento la musica andina e sento la musica gitana, certo, sento comunque, sì, questo. La musica che arriva dalla, queste tre cose qua sono inscindibili. E a un certo punto Davide Toffolo, punk rocker italiano, arriva alla cumbia
in qualche modo. Io mi ricordo anche il momento in cui è successo questo, lo posso raccontare? Sì, certo. Eravamo a New York, loro erano a New York per suonare in un club e per registrare una parte del disco di Inumani. E noi ci eravamo visti perché in quel periodo ero a New York anch'io, e lui una notte è andato in un locale del Bronx, di Harlem, sì, dove suonavano cumbia. Non di Harlem proprio, di All Over East Side. Ah, nel Lower East Side, sì. No, quindi della no, parte sud il di locale dove hai suonato anche tu, al Blue. Al Blue, no. al Nu Blue. Ah, che è un locale che in effetti fa cumbia, fa jazz, fa anche la forró, fa l'hip hop, fa un sacco di roba figa. Fa Giovanotti, fa il Calibro 35, ha fatto anche delle cose italiane belle. Lì. È andato lì e il giorno dopo ci siamo visti e lui, e io l'ho visto proprio con l'occhio che brillava, come quest'uomo aveva qualcosa di diverso, e io ho detto: ma che cosa è successo? ho scoperto la musica, che non posso più, che adesso da ora in poi farò solo questo nella mia vita, non mi occuperò d'altro. Ho scoperto la cumbia, e io che l'avevo già scoperta da un bel po', perché l'ho sempre amata, perché per una ragione molto semplice, perché la cumbia è una musica latina con la cassa dritta, fondamentalmente, rispetto a tutte le musiche latine che conosciamo, a tutta la salsa, a tutto anche il merengue ha la cassa dritta, ma è molto veloce il merengue, no? Certo. La cumbia ha un andazzo rilassato, quasi blues per certi versi, ma con la cassa dritta, perché la ritmica della cumbia fa tum, 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 per cui la cassa è dritta, quindi per noi europei è più congeniale, è avvicinabile immediatamente, perché sono due accordi che si incrociano, quindi come il punk esatto, è così, è tribale, è una musica per le tribù urbane, è diventata di fatto in Sud America la musica delle tribù, di molte tribù urbane. Sì. Io in verità l'avevo già incontrata quando sono stato in Argentina in un'altra forma, che è quella della cumbia vigera. Okay. Invece quella sera lì a New York è stato incredibile, perché comunque eravamo in 20 persone dentro il club, e tardissimo, e questo gruppo, che secondo me non erano neanche, cioè erano dei ragazzi di New York, se si può dire, certo. Sono dei ragazzi di New York senza un'altra provenienza, cioè non era un gruppo colombiano, era un gruppo di lì che suonava cumbia colombiana, però certo. Cumbia colombiana tradizionale, boom. Perché in questo libro scoprirete proprio questo, che la cumbia è una musica che viaggia, è un cammino, no? Lui ha compiuto il cammino della cumbia, che è il cammino di Davide Toffolo all'interno del cammino stesso della cumbia, quindi sono due cammini, il tuo cammino all'interno di un cammino, certo. Perché la cumbia non è in un luogo, è in tutti i luoghi, sì, del Sud America, e attraverso i luoghi si trasforma, che è un po' come fa l'hip hop in qualche modo, certo. No? Cioè l'hip hop infatti è una musica delle tribù urbane per questa ragione, perché l'hip hop nasce a New York e poi in ogni luogo dove ha messo radici le ha messe in una maniera nel terreno di lì, specializzata, per cui la pianta è venuta fuori diversa, no? Certo. E quindi la cumbia colombiana è diversa dalla cumbia in Argentina, è diversa dalla cumbia che poi in Argentina è diventata cumbia elettronica, per cui ha preso un andazzo quasi house music rallentata, no? per certe cose, poi in Cile è diversa, in Perù è diversa, in Bolivia, e questo fumetto, che poi mentre parleremo Miki monterà le immagini del fumetto, va bene? Sì, proprio, certo. Come quelli veri, per cui lo vedrete, ma poi spero che lo comprerete, perché troverete, io per esempio l'ho letto con Spotify accanto. Mm-hmm. Così va fatto, per cui ogni nome nuovo che tu scrivevi me lo andavo a sentire, sì, no? Sì, così va fatto. E tante, devo dirti la verità, che tante persone che l'hanno preso mi hanno dato questa lettura, mi hanno detto: io l'ho ascoltato così. Prendendolo come indicazione di ascolto, ed effettivamente è anche quello che mi interessava un pochino. E poi ogni tanto mandavo, come conosco amici sudamericani, per cui gli mandavo un SMS con un nome, no? E loro mi rispondevano con degli emoji, no? Per cui con sai, quello che balla, per cui insomma si era creato un bel feeling mentre lo leggevo. E tu hai utilizzato nel fumetto, da un punto di vista della tecnica, ti sei mosso molto, no? Non è statico da un punto di vista dello stile. A me l'impressione
ecco, si modifica, no? Sì, nel... si cambia a seconda delle emozioni che ci sono state. Di base è costruito sul viaggio vero e proprio. Il viaggio tu l'hai fatto, per certo, davvero? Sì, sì. Beh, quindi questo è un libro, è un diario? È praticamente un diario. È un diario che è anche un... come si può dire... cioè un documento sulla storia della cumbia, che però è anche un libro di finzione, perché comunque ci sono delle cose all'interno, certo, che sono degli certo, ingressi sì. sognati, dei personaggi, sì, dei personaggi veri e anche finti. Questa è la Cina Sopai, per esempio. Chi è lei? La Cina Sopai, la fidanzata del demonio nel carnevale di Oruro. Ok, che è nord dell'Argentina? No, che è in Bolivia. Ah, ok. Ah, sì, sì, questi sono... L'Arcangelo Michele. Sono stato, per il mio compleanno, sono andato a Parigi al Museo di Etnografico e ho visto questi costumi qua della Bolivia, infatti poi quando ho letto il fumetto subito dopo li avevo riconosciuti. Perché il viaggio è durato? 50 giorni. A piedi, cioè mezzi, sì, mezzi, ma a piedi nel senso sì, mezzi, sì, mezzi popolari. Diciamo via terra. Quindi pullman a treni. Il viaggio è stato veramente bellissimo e allo stesso tempo semplicissimo. È nato tutto da un'idea che è praticamente la carta geografica che si vede dietro. E il nostro viaggio prima, la nostra idea di viaggio prima di partire. Sta andando? Tu guardi, perché ogni 20 minuti mi sa che si ferma questa qua. Guarda un po' se sta andando. Ok, quanti minuti sono? 16, perfetto. Ok, il viaggio è partito da questa idea, no? Una mappa del Sud America che c'è nel mio studio, sulla quale ho cominciato ad attaccare dei disegnetti, dei personaggi che ascoltavo, dei musicisti che ascoltavo. Li ho distribuiti sul territorio e poi abbiamo detto, questo potrebbe essere, il viaggio potrebbe essere così. Partiamo dal primo paese, che è anche l'ultimo in sequenza, no? Che è l'Argentina. La cumbia parte dalla Colombia, scende giù, fa Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, in Cile, ma in Cile non ci siamo andati, Argentina. Quindi è un viaggio a ritroso. Abbiamo fatto il viaggio dalla si è partito dall'estuario e siamo arrivati fino alla... Qui non racconti la fonte però, ne racconti la prima parte. La prima parte, questo libro arriva fino a Lima. Quindi e poi ci sarà un secondo libro che farà l'Ecuador, che è un altro posto incredibile dove ti dico soltanto questo. Ho incontrato un mio cugino. Io sono diventato pazzo per l'Ecuador, è un posto bellissimo. Sì, incredibile, con questi vulcani. Bellissimo. E poi, insomma, ho incontrato un mio cugino, per dire... un cugino di mio padre in realtà, che fa l'imbalsamatore, okay. Adesso costruisce animali preistorici, che abita... costruisce, bello, sì. Costruisce animali preistorici, difatti ogni tanto mi guarda, guardiamo le sue cose e mi dice, chissà se è vero che erano fatti così. Perché noi non abbiamo la carne di animali preistorici, noi risaliamo all'idea degli animali preistorici attraverso lo scheletro. Certo, perciò c'è sempre... chissà se certo. È veramente così. E lui di professione da tanti anni, dopo aver fatto l'imbalsamatore dentro un museo a Pordenone, adesso fa lo scultore di animali preistorici in Ecuador, e lo fa anche in Ecuador a Quito. Okay. Una persona di 70 anni, potentissima. Allora mi ha fatto vedere l'Ecuador anche in un altro modo. È un paese bello, un paese pazzesco. Io sono stato da Quito, sono andato in Amazzonia. Il mio viaggio in Amazzonia l'ho iniziato dall'Ecuador e poi adesso sono andato in Brasile partendo seguendo un fiume dall'Ecuador. Perciò la seconda parte sarà l'Ecuador e la Colombia, che è la patria della cumbia, dove è nata proprio. E in questo libro troverete proprio un sacco di nomi, di storie, per cui è veramente avvincente seguirlo, perché la sensazione che si ha, no? Io perlomeno è una specie di timore, non so se è dato da cosa, però è che più informazioni abbiamo e più siamo disinteressati a quello che non è nella strada principale che l'informazione ci propone, no? E quindi alla fine paradossalmente la curiosità si spenge in relazione alle massa di informazioni che riceviamo, no? Okay. Succede, cioè ho questa sensazione, no? Che per una questione di comodità invece poi ti accorgi che quando tu esci
dal fiume del mainstream, il mondo è un luogo sempre pieno di cose, pieno di musica, di testi belli, di artisti liberi, di piccoli progetti pieni di senso, no? O anche se il senso non ce l'hanno nel senso in cui lo intendiamo noi, ma comunque sono organismi viventi, no? E questa storia racconta proprio questo, perché tu sei andato proprio a cercarli nelle radio, negli appartamenti, nelle case delle persone, perché poi spesso alcuni di questi sono delle superstar popolari, altri molto meno, altri stanno facendo ricerche o altri sono appunto realtà più piccole. Perché la cumbia ha questa caratteristica di essere contemporaneamente molto grande e molto piccola. Sì, molto locale. È una musica molto locale e allo stesso tempo enorme, dico, no? Marginale, nel senso che comunque sta nelle persone, non sempre la cumbia sta dentro il mercato, nel senso stretto del termine, però sta nella cultura delle persone. E, aspetta che io adesso fermo e poi riparto. Stai ripartendo? Sì. Oh, fantastico. Non ti sei fermato a una passione e a un interesse per il amoroso per la cumbia, no? Che è un'attrazione fisica che tu hai avuto, no? Ti sei innamorato di un suono, sì, giusto? E quindi, come si fa con l'amore, che è la forma di conoscenza più completa che c'è, sei entrato dentro il corpo, no? Sì, della manta, no? Sì, sì. E sei andato a vedere che c'era dentro. Certo. Poi però ti sei inventato un progetto italiano legato alla cumbia. Sì, no, diciamo che è successo questo, che come mi succede per le cose, di solito, quando mi piacciono, io cerco di farle. Certo. Proprio cerco di farle, perciò mi sono messo a scrivere della cumbia. Una, ho coinvolto pure te. Certo. E l'ho chiamata anche prima cumbia, anche se la prima cumbia l'hai fatta tu praticamente in Italia. Perlomeno la prima cumbia a essere chiamata cumbia, sì, sì, che era un pezzo per Adriano Celentano, certo, che si chiama La cumbia di chi cambia, ma che lui poi l'ha decumbiata, perché io gli ho dato il provino che era proprio una cumbia, sì, perché l'avevo fatto su un sample di cumbia, e lui invece il pezzo gli è piaciuto, però poi l'ha modificata. In realtà poi nella versione di Adriano la cumbia non c'è più, cioè c'è una mezza cumbia, però poi in realtà anche gli accordi li hanno, insomma, è la violata un po', no? Però va bene, però comunque la cumbia di chi cambia è la prima volta che in Italia un pezzo si chiama cumbia, c'è la parola cumbia. E perciò ho cominciato a scriverle proprio, come facevo quando ero ragazzino, cioè senza una conoscenza vera di quello che stavo facendo, proprio nell'emozione di farla, certo, no? Cioè nel tentativo di riprodurre questo basso in tre, tan, 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 con la batteria, e ne ho scritte tantissime. Poi volevo fare un po' come avevo letto un'intervista di Prince, che ha detto che dove dice, raccontava praticamente che quando lui ha fatto il suo primo disco, Mangoccia, per far sì che questo disco fosse veramente forte, ha inventato una scena, la scena di Minneapolis, certo, e ha praticamente prodotto altri 4 dischi. Quando sono usciti questi dischi quasi contemporaneamente, che uno era Morris White, uno era Time, no? Sì, okay, perfettamente. E quando hanno cominciato a scrivere della scena di Minneapolis, hanno detto il più grande della scena di Minneapolis è Prince, perché certo, il suo disco era il più bello. Allora, certo, allora ho detto faccio anch'io così, adesso cerco altri che fanno cumbia in Italia per essere il più grande cumbiero, sì, italiano, e diventerò il più grande cumbiero italiano. Questo era il mio. Però se tu, questa è una sfida che tu mi stai lanciando. No, no, no. Il più grande cumbiero italiano devo essere. Ma io. Sì, ma lo sei già, probabilmente. Però allora questo era quello che volevo fare. Però in realtà poi la realtà si è dimostrata molto più interessante di come la immaginavo io. Nel senso che in questa ricerca di varie persone che potevano fare dei dischi di cumbia inferiori al mio, certo, in realtà ho trovato della gente veramente brava. E quindi ho immaginato di fare, invece di fare un disco mio, ho immaginato di fare un... Come l'hai trovata? In internet? Come... No, io sono un analogico in realtà, no, beh, tantissime, allora adesso non voglio fare l'antico, sono analogico ma non antico, certo, nel senso che comunque tanta della mia ricerca musicale con questa nuova realtà attuale che viviamo, di una musica che comunque sulla quale c'è un accesso così, diciamo, facile come, certo, non è mai stato, la mia ricerca è stata molto più facile, però la ricerca fisica delle persone è dovuta al fatto che io sono un musicista
Zingaro, sono sempre stato in giro, sono in giro per l'Italia da sempre, da 25 anni, capillarmente da tutte le parti, perciò parlando così, come ho parlato con te, ho parlato con altri, e questa cosa qua mi hanno detto, c'è in un posto vicino a Genova, in una fattoria sulle colline di Genova, c'è un argentino, un ragazzo argentino che sa tutto di cumbia. Ok, sono andato a cercarlo. In uno studio di Genova ci sono quattro ragazzi che suonano cumbia. Ok, sono andato a vedere. A Milano c'è un gruppo incredibile che si chiama Cacao Mental, certo, fatto da un peruano e due ragazzi di Milano che hanno un suono eccezionale. Sono andato a cercarli. Poi sono andato a abitare a Roma, proprio in quel periodo lì, e lì grazie a internet ci ho detto, ma vediamo se c'è una serata di cumbia stasera. E uno dei primi giorni che abitavo a Roma c'era una serata di cumbia in un centro sociale che si chiama Saint Papier, dove c'era il direttore, diciamo così, uno dei responsabili della ZZK, che è una etichetta che mi interessava già di mio. Ho detto, ma no, incredibile, fantastico. Sono andato lì e c'erano quei cinque appassionati di cumbia romani che sono lo Stress Altos, e quindi in poco tempo ho costruito, diciamo, sui chilometri della mia macchina, certo, una piccola rete di musicisti di cumbia italiani, sì, e avete creato l'Istituto Italiano, e abbiamo fatto l'Istituto Italiano di cumbia che potete ascoltare in giro, se cercate, sono due album, sì, che su tutti gli streaming, insomma, li, certo, trovate anche in giro. L'Istituto Italiano di cumbia, io ho nominato preside dell'Istituto Davide Toffolo, che è comunque l'Istituto Italiano di cumbia. Al negozio dell'anno scorso che abbiamo fatto, il Jova Pop Shop, abbiamo fatto un'oretta, sì, insieme, bellissimo. È stata una figata. Il pescador parla con la luna, el pescador parla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atalaya que vaya el pescador. Per cui io spero anche che ci rivedremo quest'estate da qualche parte e faremo delle cumbiate galattiche in giro anche sulle spiagge. Io come presidente poi dico che lo faremo. Dobbiamo farlo. Pensa a te, cioè, vi faccio impazzire, diventerete pazzi, diventerete cumbiere tutti quanti, vi segnerete il volto con i trucchi della cumbia. Comunque, il libro è bellissimo. Io sono pazzo di questo libro, che si apre con una citazione di Andrés Landero, che mi lega a Joe Strummer, era l'artista preferito di Joe Strummer, c'è un racconto bello legato a Joe Strummer e a Rick Rubin, che mi ha raccontato lui questa, sì, cosa, sì. Mi ha detto che Joe Strummer, il cantante, il leader, uno dei Clash, e anche poi dei Mescalero, insomma uno dei più grandi artisti del secolo scorso, e alla fine della sua vita aveva una macchina, negli ultimi anni una Cadillac che girava per la California, con questa Cadillac, con un cofano pieno di cassette, pieno, proprio che traboccante di cassette, e lui a Rick disse, io devo riuscire ad arrivare ad una sintesi estrema di un'unica cassetta, quando riuscirò ad avere un'unica cassetta da portarmi nell'aldilà, io sarò pronto per andare nell'aldilà. E questa è una storia magica, in effetti, perché lui nell'aldilà ci è andato per davvero, anche prematuramente, e lui di mese in mese riduceva, radunando i suoi amici intorno a un falò nelle case dei californiani, sceglievano delle cassette e ogni sera ne riducevano della metà, per cui insomma a un certo punto è arrivato una mattina quando Joe ha incontrato Rubin e gli ha detto, Rick, this is the tape, questa è la cassetta, la musica definitiva, io adesso posso ascoltare solo questa e sono contento, qui dentro c'è tutto quello che io amo della musica. Cazzo, uno era incuriosito, ed era Andrés Landero, che voi non lo conoscerete, sono sicuro, non dite le bugie, che non è vero che lo conoscete. Però da oggi potrete conoscerlo. E vi stupirà, quando sentirete Andrés Landero, vi stupirà, perché in realtà non c'è niente di speciale, se non il fatto che non è arte, ma è vita, no? Forse. È un'altra cosa, no? Non è una produzione artistica la sua, ma come spesso accade nella musica popolare, è il frutto
è un'antenna lui, no? In qualche modo, attraverso la quale passa un sentimento popolare, passa una cultura, no? Sì, sì, una voce incredibile, un accordeon che sarebbe una specie di fisarmonica diatonica. E è un mondo ridotto all'osso, poi, sì, no? Sì, perché sono sempre due accordi, sono sempre melodie molto semplici, frasi che si ripetono, storie poetiche al contrario, nel senso poetiche in quanto non c'è poesia, non ci sono metafore, c'è la vita, no? C'è la vita, sì. C'è la vita, e lui, il libro si apre proprio con una citazione di Andrés Landero dal pezzo che si chiama Mi Macete, e dice: io soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño, però un aguacero en mayo de pronto cambia mi fatal destino. Che vuol dire? Io sono un lavoratore, sì. Sono povero da quando ero bambino, però cos'è un aguacero? Un acquazzone di maggio all'improvviso, fatalmente, cambia il mio destino. Sì, secondo me è bellissimo. Racconta proprio il rapporto con la vita, cioè con quello che può succedere. Ve la ridico in italiano: sono un lavoratore. Beh, è bello perché lui si presenta: sono un lavoratore, sono povero da quando ero bambino. Non dice ero povero, dice sono povero da quando ero bambino. Però c'è un però, quindi sono povero ma sono ricco, perché un acquazzone di maggio all'improvviso cambiò il mio destino fatale. Mi ricorda una frase che mi ha sempre colpito di Marquez Gabo, la grande passione, certo, di tutti, che a lui gli doveva mandare in un'intervista: ma come fai a rimanere legato alla fantasia, al tuo immaginario, anche alle istanze della povera gente, ora che sei diventato molto ricco? E lui disse: io non sono ricco, io sono un povero che ha fatto i soldi, e i miei figli sono ricchi, ha risposto lui, cioè perché i miei figli vivono un'altra condizione, ma io no, ho fatto i soldi perché ho venduto un sacco di libri, sì, ma... e poi non è una frase da commentare, no? È lapidaria, no? Però è bella. Sì, sì, è potentissimo, certo. E per quello che il rock and roll è uno spirito che non perdi mai, no? Anche se tu riempi gli stadi, se tu sei uno che tu c'hai il rock and roll, c'è il rock and roll, no? E se sei working class nello spirito, no? Non sì, lo so. Sì, sì, io la penso così. Io un po' sì, poi ogni volta che apro una pagina poi mi distrago, perché anche solamente le biografie finali, sì, dai, quello è anche divertente, ci ha infilato comunque... anche Zizek, sì, certo, perché la Zizek è questi argentini pazzi 10 anni fa si sono immaginati di dare un nome Zizek, Zlavoj Zizek, certo, alla loro etichetta, sì, che è una cosa stranissimo anche questo. Lo segui, cioè... lo leggi Zizek? Sì, abbastanza, ogni è tanto, figo, sì, no? Fortissimo, sì. È forte, sì. Comunque ma... lucido, non so lucido, come dire. Anche sì. I suoi film sono, sì, belli, quelli dove analizza il cinema attraverso la psicanalisi. Sì, 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 no? Carinissimo, sì. Se siete incuriositi, Slavoj, come si pronuncia? Slavoj Zizek. Slavoj Zizek, è un filosofo... sloveno. Sloveno, molto... cioè, anche in rete trovate un sacco di roba sua. Ma sì, i suoi libri sono un grande esperto di cinema, grandissimo esperto di cinema, e poi ha un modo di pensare... come si dice, veramente laterale, no? Sì, rispetto, sì. Rispetto a tutto, e poi è simpaticissimo proprio, c'è un inglese, c'è la zeppola, sì, simpaticissimo, la S sifula, e nel libro c'è scritto anche che gli hanno chiesto a un certo punto che cosa lui pensasse di questa cosa che un'etichetta di cumbia aveva avuto il suo nome, e lui ha detto: guarda, tutti pensano che io sia un estroso, quella, ma io non ho mai cantato e mai ballato in vita mia, la trovo la cosa più difficile e più impossibile da fare. E invece quando lo vedi sembra, sì, molto... Però non ce lo vedo a ballare. No, difatti l'ha anche detto. C'ha proprio quella cosa lì, no? Comunque, questo libro, adesso siamo stati a lungo insieme, non taglieremo niente, quindi questa cosa ve l'ha beccata intera, però Miki inserirà delle immagini in modo da incuriosirvi. Sono molto contento di aver fatto una chiacchierata con uno dei più grandi, è un mio amico,
e gli voglio profondamente bene, sono anche molto grato a lui. Ma prima di conoscere Davide, io sono sempre stato un fan dei Tre Allegri e anche un lettore dei suoi libri, quindi spero di condividere, mi fa piacere condividere con voi questa mia passione e magari anche di trasmetterla ad alcuni di voi, perché i suoi libri sono veramente bellissimi, bellissimi, bellissimi. Io sono contento di averti avuto ospite. Grazie, in questo Lorenzo. Nuovo format internazionale che stiamo proponendo qui su Rai International. Non è vero, cazzo? Sì, chiaro, ci sarà. Non sa mai. Beh, futuro. Così internazionali come noi ora, nessuno, direi. Nessuno, sì. Nessuno. Quindi ci sarà un volume 2? Sì, ci sarà un volume 2. Ma meglio, ci sarà ancora di più se vi comprate l'uno. Sì, no, io cioè, lo farò comunque. Beh, comunque. Sì, sì, comunque. Io lo comprerò comunque. Questo l'ho comprato, ti avverto. Sì, sì, me l'hai detto. Perché tu mi hai mandato il PDF, ma io col PDF non si gode. No, sono d'accordo. Il PDF, diciamo, no, i fumetti sono belli per quello, sì. Nell'oggetto. No, lo so. Non è che siamo qua, sembriamo due alpini che parlano del carso, però... Però in realtà è la verità, cioè è un'altra roba, perché una cosa che non puoi, cioè, hai capito? Io sto leggendo qui, voglio dare una sbirciatina a quello che c'è dopo, sì, il PDF, cioè tutte queste robe qui è difficile, certo, non e le poi fai, comunque no? Forse per quello, no, che i fumetti in questo momento qua hanno anche una fortuna editoriale, nel senso, se che funziona, essere, no? Sì, sì, continuano ad essere venduti proprio per quello, perché comunque è un oggetto d'arte multiplo, punto, cioè, al di là del tuo. Se c'è qualcuno ci segue e non conosce i fumetti, perché è un'arte di nicchia comunque, sì, no? Dammi un percorso di 3 fumetti per appassionarsi all'arte della graphic novel. Difficile domanda. Ma eh? No, una bellissima domanda, figurati. Allora, se si vuol capire che cosa è stata l'Italia, che cosa ha dato l'Italia al linguaggio del fumetto, io partirei da Magnus, farei Magnus. Magnus è Alan Ford per okay. dire, però lui è la sua opera d'autore. Sì, chiederei di avvicinarsi all'opera d'autore, okay. Perciò non so, le 110 pillole oppure le femmine incantate sono un modo per incontrare un autore gigante. Lì capite che cosa può diventare un linguaggio del fumetto, rimanendo di una scrittura semplice, però con dei contenuti alti, okay. Potenti proprio. Poi, pazienza. Se non avete già tutta la raccolta che è uscita con la Repubblica, prendetela. Okay. Ho anche un frammento solo. Andrea Pazienza per capire cos'è. E poi dei contemporanei ce ne sono fortunatamente tanti. Ci sono tante case editrici che si muovono. Io vi do un suggerimento. È un autore speciale, legato proprio anche a un'idea di arte nella riproduzione, perciò nell'oggetto, è un mio amico anche, perciò si chiama Alessandro Baronciani, è un po' più giovane di me, e i suoi libri sono delle opere d'arte nell'oggetto proprio. Ok, Baronciani. Alessandro. Quindi Baronciani. Abbiamo detto Magnus, Pazienza, Baronciani. Sì, faccio un percorso italiano, ecco. Ok, sì, 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 anche perché il mondo è talmente grande, quello del... Però qua ho visto i Daft Punk anche. Sì. Che c'entrano i Daft Punk con la cumbia? C'entrano perché a un certo punto la cumbia e la musica sudamericana in generale... beh, insomma, ti dico questo. Quando sono stato in Bolivia, in realtà avrei voluto... andare sul Machu Picchu, però ho avuto un problema di salute, non che è raccontato molto bene. Ho avuto un problema, si chiama Choro, come sì, si chiama? Esattamente. Choro si chiama, come sì, lo chiama? Sì, Choro, che sarebbe il mal d'altura. Certo. Quando vai a un'altezza superiore ai 2000 metri, 2500 metri, rischi di avere dei problemi, diciamo, respiratori. Anzi di scambio di ossigeno, certo, col sangue, e perciò non sono riuscito ad andare sul Machu Picchu. Sul Machu Picchu io volevo vedere le astronavi disegnate degli dei che hanno portato la vita sulla Terra, gli dei Inca. Okay. Ok, non ce l'ho fatta.
però a un certo punto ho capito che queste idee in qualche modo a un certo punto sono arrivate e hanno avuto una loro incarnazione nel concerto dei Daft Punk, okay. Quello della piramide, sì. Questo concerto della piramide ha in qualche modo riportato ha dato la possibilità all'elettronica di incontrare la musica folclorica sudamericana ed è nata tutta una nuova visione, non so, i Dengue Dengue Dengue, King Koja, tutto un certo tipo di cumbia contaminata passa attraverso questa visione e l'ho usati, diciamo, come visione, okay. Per far capire questa cosa. Fantastico, io sono d'accordo. Tu poi c'è un'altra storia. L'avevi visto quel concerto lì? Io l'ho visto a Torino. Io no. E hai avuto la sensazione lì che ci fosse qualcosa di... Di speciale, sciamanico. Sì. E poi c'è anche tanto, c'è un'altra storia che ci sarà dentro il prossimo libro, che è la storia, in parte, della tua presenza in Sud America, che anche quella è stata una scoperta molto interessante. Fantastico. E che tutte le volte che incontro dei musicisti giovani sudamericani si rinnova questa cosa, perché tutti mi dicono quando eravamo ragazzini c'era questa musica qui presente in una lingua di hip hop, certo. In una lingua che non sapevamo neanche cos'era, dicevo ma che lingua è, se non è inglese, non è francese, che lingua è? Ok, si chiama Jovanotti. Pensa a te, anche a me è capitato. Molto forte. A me è capitato in Sud America questa cosa recentemente di viverla dall'esterno, nel senso che gente che mi parlava di me senza sapere che ero io. Grandissimo. Cioè, ma mi è capitato più volte di incontrare gente che mi parlava di Jovanotti. E sì, io ascoltavo. Era emozionante. Beh, è stato emozionante per me. Pensa a te, che figata. Cioè, nel senso. Bene, sì, è stato emozionante per me. E speriamo, e fra l'altro spero quest'estate di avere un paio di sudamericani di questo mondo qua nelle spiagge. Ci stiamo lavorando, non è semplice, però speriamo di farcela. Vabbè, Il cammino della cumbia, Davide Toffolo, è un libro bellissimo, ve lo consiglio. Grazie Davide. Grazie a te. Eurovisione? Mondovisione. Mondovisione. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Grazie Marco! Boom!